Vanda mi ha assegnato un altro compito che è quello di guardare al futuro, ma in realtà anche Marco ha guardato molto al futuro nel suo intervento, nel ragionamento che ha fatto e nelle cose che ha scritto anche in questo ultimo libro. Io ho provato a ragionare su delle parole dentro il movimento senza zaino, quindi a partire da come noi ci muoviamo, ci siamo mossi, e queste parole ho sentito oggi i ragazzi fuori, anche loro hanno parlato di parole, è importante anche fissare, no? I ragazzi spiegavano cosa significava pace, conflitto, guerra. È importante anche per noi il significato che noi diamo alle parole anche all'interno del nostro lavoro. E queste parole, guardate, le ho riprese quando con Marco ormai viaggiamo in questi mesi a coppia, non sempre andiamo a coppia, ma in questi mesi in cui festeggiamo i 20 anni del Movimento Senza Zaino, in tutta Italia, spesso ci troviamo a fare le cose insieme. E all'inizio di maggio siamo andati in Umbria, anche lì festeggiavano i 10 anni dell'entrata dentro Senza Zaino, e abbiamo fatto un'iniziativa con tutte le scuole che stanno dentro la rete dell'Umbria. Quelle scuole hanno provato a mettere insieme, a raccontarsi, ogni scuola ha scritto un pezzo di un libro con i bambini, quindi è un grande libro collettivo dove i bambini hanno raccontato il loro stare dentro senza zaino, dall'infanzia alla scuola secondaria, hanno disegnato, raccontato, appiccicato, fatto mosaici e così via. In una di quelle scuole, la prima pagina di una scuola dell'Umbria, fra l'altro di una delle ultime scuole entrate nella rete in Umbria, i bambini avevano messo degli steccolini con delle bandierine in cima, e su ogni steccolino c'erano quelli dei ghiaccioli, per intenderci, dei pinguini, insomma, c'erano delle parole. E allora io riparto da quelle parole, perché erano quelle parole che i bambini avevano scritto, che sono arte, bellezza, crescita, giro tondo e futuro. E quindi ho provato a ragionare proprio su queste parole raccontate, cioè in cui i bambini dicevano che senza zaino è arte. E l'ho riportata a queste nostre esperienze, cioè ho focalizzato i docenti. Ogni docente è un artista, perché il docente che lavora con i bambini, che ha provato in questi anni a muoversi dentro il movimento, a fare formazione, ha messo in moto il cervello, le mani e il cuore. E questa è la definizione ufficiale di artista, no? L'artista è colui che unisce questi aspetti, che li tira fuori, li comunica agli altri. Bene, io penso che i nostri insegnanti siano davvero degli artisti, perché accanto al cervello, alle mani e al cuore hanno messo la passione, la creatività, il coraggio di osare, la disponibilità anche a mettersi in discussione e l'apertura verso il nuovo. Guardate, non è facile tutto questo. Non è facile perché ognuno si porta dietro la propria esperienza di scuola, perché ha già insegnato diversi anni, ma anche se è giovane, c'ha l'esperienza della formazione, per come è stato formato. Quando ci mettiamo intorno a un tavolo come gruppo per poter pensare a cambiare, a cominciare dall'assetto della classe, abbiamo bisogno di aprire le nostre porte e quindi di portare la nostra esperienza al confronto con gli altri e di gestire, i ragazzi parlavano di conflitto, di gestire quei possibili conflitti che vengono dalle esperienze diverse di ognuno. E allora, nel momento in cui il collegio, il gruppo, la classe dei docenti decide di avviare un percorso di innovazione, deve mettere in movimento
questi aspetti, perché è solo attraverso la disponibilità e il coraggio che noi ci stiamo dentro e proviamo davvero a far sì che la nostra professione diventi un'arte. Quei ragazzi, quando hanno parlato di arti, hanno poi scritto sotto anche, che è particolarmente interessante, scritto da dei bambini: le fiabe e le arti non sono divise in reparti. Guardate che è come dire, è una frase importantissima se noi pensiamo come facciamo scuola. Marco l'ha detto prima, ha parlato delle diverse discipline, del numero incredibile di obiettivi e spesso anche di come impostiamo il lavoro diviso per silos e disciplinari. Ecco, i ragazzini ci dicono che non possono essere divisi in reparti. La cultura è unitaria, il curriculum che costruiamo all'interno della classe, perché lo costruiamo giorno dopo giorno, non lo definiamo all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno definiamo una visione, alcune idee, ma il curriculum lo costruiamo con loro, con la loro partecipazione, giorno dopo giorno, e perché è un percorso ormai il curriculum, non è una definizione standardizzata, non lo si apprende dalle fotocopie o dai libri che ci danno queste indicazioni, ma lo si costruisce insieme a loro. E noi abbiamo provato a ragionare sull'importanza della globalità del sapere e abbiamo provato anche a costruire degli strumenti che sono le mappe generatrici del sapere. Non mi fermo su questo, perché chi è dentro lo sa, lo conosce, ha provato a farle e la appiccica e le mette esposte sulle pareti della classe. Però è un percorso che noi costruiamo con la partecipazione dei ragazzi. Non è facile, non è semplice, ma di fatto è quello che poi porta i ragazzi a stare dentro. Ma quando io dico dei ragazzi, lo dico anche per gli adulti, no? Perché solo costruendo insieme, trovando giorno per giorno la costruzione di un percorso, noi ci stiamo dentro anche con le nostre motivazioni. Io mi ricordo ormai da anni, ma spesso succede ancora, perché io a volte dico, noi ci scordiamo anche la scuola fuori da noi, no? Perché invece noi abbiamo una diversità. Quando dico noi, dico il movimento delle scuole che innova, sicuramente non solo le scuole senza zaino, ma il movimento delle scuole che innova ha delle particolarità. Però la scuola, io ricordo tanti anni fa che c'erano delle insegnanti che documentavano il lavoro che facevano, se lo appiccicavano sul loro quadernone e al ciclo successivo ritiravano fuori il quadernone con tutte le cose che erano scritte lì dentro e che li ripresentavano, a cominciare dalle prime classi, con qualche aggiustamento, ma comunque il materiale era quello. Bene, questo è impossibile da fare, no? Perché veramente è proprio l'assurdo del poter fare scuola con i nostri ragazzi. Questo, guardate, implica anche il buttare via le guide didattiche, tutto quello che troviamo già standardizzato per tutti, che sono strumenti che gli adulti devono anche leggere, devono guardare, devono informarsi, ma che riportati in classe insieme ai bambini sono tutta un'altra cosa. E così via, non mi fermo su questo perché sennò sarebbe lunga. La seconda parola, bellezza, è un concetto importante, la bellezza. Allora io ho provato a ragionare come declinarla anche nel nostro movimento. Allora, in primo luogo ho pensato alla bellezza delle relazioni. Che cosa cambia dentro la classe, con i bambini, fra i bambini, fra i bambini e gli adulti in classe, fra l'organizzazione del lavoro della classe, dove i bambini sono al centro, dove i ragazzini intorno al tavolo quadrato, come abbiamo visto anche stamattina, possono guardarsi negli occhi
dialogare tra di loro, impostare un lavoro e come dire, imparare ad ascoltarsi. Ecco, quindi relazioni importanti che riguardano proprio lo stare insieme, il condividere, ma relazioni importanti anche fra gli adulti, perché per far questo noi adulti abbiamo bisogno di confrontarci, di misurarci, di sedersi intorno al tavolo, di prendere tempo, di provare a dialogare sulle cose che condividiamo e su quelle che condividiamo meno, perché poi dentro la classe c'è un cumulo di esperienze diverse, diversificate, che hanno bisogno di andare a sistema. E quindi c'è sicuramente il gruppo degli adulti che prova a crescere, a misurare. Anche questo è facile? No, non è facile, perché le esperienze che arrivano, le persone che arrivano sono diverse, però hanno bisogno di, anche lì, di un'apertura, di una possibilità di mettersi a confronto. E poi ci sono i genitori, perché noi non possiamo pensare di innovare la scuola con i bambini se non facciamo un lavoro di relazioni costante e continuo con i genitori. La formazione per i nostri ragazzini andrebbe fatta di pari passo con i genitori, perché i genitori hanno bisogno di rompere lo schema vecchio della scuola che hanno fatto loro, no? Ognuno si porta dietro la propria esperienza di scuola. Hanno bisogno anche di capire e di essere rassicurati su quello che fanno i loro ragazzini. I primi anni, per tutte le scuole senza zaino, c'è sempre il problema: ma studieranno? Riusciranno nella scuola dopo? Avranno gli strumenti? Perdono tanto tempo in chiacchiere? Non fanno nulla, arrivano a casa e dicono: si è parlato, siamo state sull'agorà, e allora non fanno nulla. Quindi c'è proprio questa insicurezza che va allentata proprio con una formazione continua, costante. Formazione non vuol dire fare corsi di formazione con i genitori, vanno bene anche quelli su alcuni temi, ma significa anche provare a organizzare gli incontri con i genitori, le assemblee di classe, i colloqui che vengano fatti in maniera diversa, raccontando e facendosi raccontare le esperienze dei bambini, no? Il giudizio sul singolo, quindi proprio un'impostazione che permetta anche ai genitori di curare le relazioni con gli insegnanti. E poi c'è il territorio, voglio dire, dopo andrete a firmare il patto di comunità, che è, come dire, la sintesi di un lavoro, la sintesi finale, ma anche, come dire, l'impegno per ripartire per relazioni importanti col territorio, che è fatto di tanti soggetti, che è fatto come dire, di pezzi importanti che vedono i bambini fuori crescere. Quindi le famiglie e il territorio sono punti di formazione e di educazione dei nostri ragazzi, come la scuola. Quindi relazioni, e sul tema delle relazioni un'altra parola che viene fuori: la cura delle relazioni. Noi parliamo spesso, c'è il tema della cura delle relazioni con i bambini, no? Ma in realtà c'è un tema della cura che riguarda le relazioni di tutti. E poi la bellezza, vabbè, riguarda gli edifici, ma non ne parlo, l'ha già parlato Marco, ma noi abbiamo, ne parlerà anche Salvatore, che lui poi ha curato particolarmente, sta curando questi aspetti, ma noi abbiamo iniziato nel movimento cambiando proprio gli ambienti di apprendimento e cominciando a curare gli edifici dove stanno i nostri ragazzi. E poi c'è anche una bellezza dell'apprendimento, perché per apprendere, per essere motivati a stare dentro questo percorso, l'apprendimento deve essere un'esperienza viva, vivace, ricca di stimoli. I nostri ragazzini non hanno bisogno di fotocopie, a
hanno bisogno di esperienze ricche e motivanti fuori dalla scuola, ma anche dentro l'aula. Non sempre è necessario andare fuori, purché si abbia l'idea che noi dobbiamo rivolgerci a loro con stimoli culturali di qualità e quindi proprio anche una bellezza dell'apprendimento. Noi nelle nuove linee guida voi vedrete una riflessione che è in corso, su cui stanno lavorando un po' di persone, sul tema del paesaggio di apprendimento, sul rapporto tra natura e cultura. Prima parlavi della formazione della cultura, no, della cura della cultura. È un tema interessantissimo per poi ragionare appunto sugli apprendimenti. La terza parola, crescita. Allora, i bambini dicevano: noi cresciamo dentro le nostre classi perché siamo autonomi, perché ci possiamo muovere, perché andiamo a prendere il materiale, ci giochiamo e poi lo rimettiamo a posto. Vero, voi lo sapete, questo realizzate in fondo nelle vostre classi. Ecco, io ho riportato la crescita all'idea del movimento, no? Le nostre scuole sono cresciute, non sto parlando di numeri, anche prima si ricordava del numero, stiamo diventando tanti, forse anche troppi da questo punto di vista per seguire le scuole, ma c'è una crescita della scuola che si mette in moto quando decide di fare innovazione, no? Quando decide di provare a cambiare. E la stessa costituzione dell'istituto comprensivo, lo diceva bene il vicepresidente prima, no? Ha creato un movimento perché ti mette in condizioni di dover ricominciare a confrontarsi. E quindi l'importanza per noi, anche come Senza Zaino, è quella anche di offrire al movimento occasioni di confronto. Stiamo lavorando sulle nuove linee guida, non perché le vecchie, quelle già pubblicate, siano da buttare, ma perché nei 10 anni che sono trascorsi dalla prima pubblicazione, insomma, abbiamo costruito altre cose, abbiamo riflettuto ancora sulla scuola e quindi le andremo a pubblicare dopo, nell'autunno, forse anche quasi all'inizio dell'inverno, perché i lavori sono lunghi, perché se vogliamo far sì che le nostre scuole in tutta Italia partecipano anche a questa riflessione, i tempi si allungano. Però c'è sicuramente una crescita professionale dei docenti. E guardate, la crescita avviene nei lavori che facciamo, ma nel vostro lavoro di classe, perché voi fate una ricerca partecipata, costante. La vostra riflessione si muove da delle ipotesi di lavoro dove voi sperimentate, realizzate e poi vedete se vanno bene e si va avanti. Quindi è una ricerca vissuta e partecipata da tutti. L'esperienza che Marco ricordava sulla valutazione MITE ovviamente continua. All'inizio sono state pubblicate un piccolo volume su questo tema. Oggi c'è un gruppo di ricerca a livello nazionale fatto con le scuole in cui stanno provando nuovi strumenti, sempre guidati da Grazia dell'Orfanello, nuovi strumenti per la valutazione, per sostenere questo passaggio anche nella scuola primaria, fortunatamente, del cambio dell'essere senza voti. Anzi, noi abbiamo provato e scritto anche al Ministero per cercare di abolirli anche alla scuola media. Il Ministero, dopo gli è arrivata la lettera e si partiva alla sperimentazione, ci hanno detto: fermatevi immediatamente. Quando abbiamo detto ragioniamo, perché l'ispettrice mi disse: no, aspettate, c'è un lavoro che dobbiamo fare insieme, quindi non potete anticipare troppo. Però in realtà invece Grazia, con questo gruppo di docenti, sta provando a costruire strumenti anche per la scuola secondaria di primo grado. Quindi è un lavoro di crescita fatto insieme da parte di tutti,
un lavoro che richiede però anche un monitoraggio. Io questo ve l'annuncio, ma arriverà nelle prossime settimane. Io spero da qui a 10 giorni di potervi mandare questo questionario, che è semplicissimo, ma che vale per ogni docente che sta in senza zaino. È una griglia da riempire per lo stato di attuazione, di pensiero anche degli insegnanti che lavorano in senza zaino, perché vorremmo fare un monitoraggio per avviare azioni di miglioramento che riguardano l'intero movimento, ma che possono riguardare anche la singola scuola. Insomma, c'è un lavoro, proprio perché siamo tanti, che va costantemente monitorato. E poi i bambini hanno parlato di giro tondo. Allora, il giro tondo l'avevano pure disegnato, quindi bambini che si davano la mano intorno al giro tondo. Io l'ho tradotto come comunità, quindi il gruppo. Allora, senza zaino parte da dei valori fondanti, tant'è vero che il modello si chiama scuola senza zaino, punto e virgola, per una scuola comunità. Noi poi lo lasciamo sempre, no? Però è partito così. Cioè, questo è il nome che noi abbiamo registrato e che continuiamo ad operare nei nostri scritti, perché il primo intento, il primo valore è stato quello di costruire una comunità dei bambini e degli adulti insieme. Quindi, però, per cosa si porta dietro e quali valori? Una visione condivisa, perché se non c'è una visione è difficile costruire la comunità. Si porta dietro la partecipazione di tutti gli adulti, si porta dietro anche l'appartenenza, guardate. Questo sicuramente lo fa già anche a molti di voi. Chi sta dentro la comunità dopo tanti anni, dopo anche pochi anni, si sente di appartenere a quella comunità. Allora, anche se fa un pezzettino, perché poi ognuno di noi ha una propria storia familiare, a volte non è possibile essere sempre presenti, sempre al lavoro costante, ma sa di appartenere a quella comunità e quindi ha anche quel suo pezzettino di lavoro, di riflessione, di studio, di corsi che ha fatto, lo rende disponibile alla comunità a cui appartiene. E quindi pian piano ci rendiamo conto che le scuole diventano davvero comunità. Poi ci sono insegnanti che non ce la fanno, beh, vanno via, perché è normale, perché stanno nella vita, c'è un impegno che per alcuni può essere gravoso, si può muoversi, si può alleggerire, ma di fatto il gruppo diventa davvero una comunità, che la si costruisce non a parole, ma con le azioni giorno per giorno dentro la classe e nell'organizzazione dell'istituto, perché molto dipende, molto, dai dirigenti scolastici. Quando le scuole sono, ormai l'esperienza di tante scuole in tutta Italia la vediamo, molto dipende dal ruolo educativo che il dirigente mette nell'organizzazione delle scuole. E poi l'ultima parola, così poi mi fermo, il futuro e quindi la speranza, no? E quindi noi ovviamente ognuno che speranza abbiamo, quella di far crescere i nostri figli, i nostri ragazzi in un mondo di pace, come dicevano i ragazzini oggi, in un mondo di rispetto dei diritti umani, e per far questo c'è bisogno di una scuola, c'è bisogno da quando iniziano, dallo 0-3, che i bambini vivano esperienze positive che li portano ad andare in questa direzione di futuro. La nostra scuola è il futuro. Io lo dico, quando sono venuta da Wanda, quando abbiamo presentato il senza zaino alla scuola secondaria, la prima assemblea in cui si è detto si può fare anche alla scuola secondaria, Wanda ha presentato, ha motivato facendo vedere appunto quelle immagini
del ministero, no? Sulla scuola del ministero e sulle indicazioni. Bene, anch'io spesso ragiono e dico, ma noi stiamo facendo semplicemente la scuola delle indicazioni nazionali. Allora, quando qualcuno ci scrive, ma noi siamo, voi siete l'innovazione, noi siamo la scuola tradizionale, ma che scuola fate? Perché voglio dire, se le indicazioni parlano nel profilo di competenze, non so anche scritto perché così, nei profili di competenze dei ragazzi parlano che l'alunno alla fine del percorso è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e responsabilità, che sono le nostre parole di fondo del senza zaino, da cui si parte, sai, le radici del nostro lavoro. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Io mi domando, ma che fanno le altre scuole allora su questo? Dove esiste la differenza? Allora, noi siamo la scuola del futuro, noi siamo la scuola delle indicazioni del Ministero. Sempre nelle indicazioni c'è scritto, è necessario fare percorsi didattici specifici per rispondere alle specifiche inclinazioni e ai diversi livelli di apprendimento. Marco prima parlava di differenziazione dell'insegnamento. Se non si fa la differenziazione dell'insegnamento non si arriva nemmeno a costruire percorsi didattici specifici per le specifiche inclinazioni, per rispondere ai bisogni di ogni ragazzino. E poi ancora le indicazioni dicono l'uso flessibile degli spazi, luoghi attrezzati che facilitano l'approccio operativo alla conoscenza, le attività didattiche fatte in forma di laboratorio. Voglio dire, non mi importa spenderci tante parole su questo, le nostre aule sono laboratori in cui si possono fare più cose. Quindi, che cosa fare noi di Senza Zaino per il futuro, considerando che siamo la scuola? E quindi mi piacerebbe anche, cioè mi piacerebbe gridarlo forte anche al Ministero, no? Noi riusciamo a rendere concrete quelle che il Ministero ha cominciato a scrivere nel 2012, poi l'aggiornata al 2018 e poi come dire, siamo ancora molto lontani per la stragrande maggioranza delle scuole. Che cosa continueremo a fare con il percorso della ricerca partecipata? Ancora lavorare su apprendimento differenziato, sulla valutazione mite, sul paesaggio di apprendimento, sulla formazione dei genitori, sulla formazione dei dirigenti e sulla partecipazione dei ragazzi. Questi sono i nostri temi che dobbiamo continuare a sviluppare. Prima c'erano i ragazzi del consiglio dei ragazzi, no? Quindi la scuola secondaria che l'aveva già avviato, quest'anno l'ha avviato anche la primaria. Ecco, noi dobbiamo continuare a far a stimolare le altre scuole con le esperienze belle che si realizzano proprio con la partecipazione dei ragazzini, che non è solo guardare, ma questo sarebbe un ragionamento lungo che non faccio stasera, la partecipazione ai consigli della scuola, ma che è la partecipazione alla costruzione del percorso di apprendimento dentro ogni classe. Fino a che noi non porteremo i ragazzini a costruire con noi i loro percorsi di apprendimento e quindi motivati a esserci lì, noi avremo sempre qualche ragazzino che si perde. Quindi vogliamo andare in questa direzione. In più però siamo anche un movimento, perché siamo un movimento di scuole che nasce dal basso, perché nessuno impone alle scuole fa senza zaino, le scuole decidono di aderire alla rete, vuol dire che le scuole si mettono in movimento da sole e poi stanno in questa grande rete. E quindi siamo un movimento e proprio come movimento abbiamo il dovere di occuparci di altri temi che oggi sono sul tavolo della riflessione nazionale, che è il tema della povertà educativa, che è un tema che non coinvolge solo
le zone depresse della nostra Italia, ma che coinvolge tutti quanti, perché ormai si parla di povertà educativa, come dire, ogni giorno nei nostri quartieri, nelle nostre famiglie, nei nostri paesi. Dobbiamo continuare a occuparci di ecologia, perché non possiamo, tutto il percorso che abbiamo messo in moto ora, anche andando a firmare la Carta della Terra, lavorare nel Senza Zaino Day su questo concetto della terra siamo noi, quindi dobbiamo difendere questa, dobbiamo proteggerla, difenderla, migliorarla questa nostra terra, e poi vogliamo anche lavorare sul tema dell'economia solidale, dell'economia civile, perché la connessione tra pedagogia, politica, economia è molto forte, e quindi non possiamo non ignorare che dobbiamo anche stimolare il nostro movimento raccogliendo anche tanti stimoli, tanti suggerimenti che ci vengono da altri soggetti. Marco prima diceva, ricordava i sociologi, non possiamo pensare, dobbiamo confrontarci con gli altri, ci dobbiamo confrontare a partire anche da questi temi, e se qualcuno di voi ha seguito anche la diretta del Senza Zaino Day, abbiamo provato anche a chiamare soggetti diversi, persone diverse, con esperienze diverse, ma che ci riconducono poi a questi temi, dall'esperta di Caritas all'assessora che si occupa di economia civile, proprio per affrontare, per stimolare tutti noi che siamo degli educatori, che siamo davvero, come ho detto prima, degli artisti, dei professionisti dell'educazione, anche a pensare che oltre l'aula c'è un mondo che influisce, che condiziona i nostri bambini, che quindi noi dobbiamo presidiare civilmente da cittadini. Grazie.